Silenzio ragazzi, ho qui i risultati delle vostre tesine. Con mio grande stupore siete andati tutti molto bene, avete preso 9, compreso tu Mattia, su cui non avrei scommesso un euro. Bravo. C'è invece da ridere con due di voi, Davide e Martina. Eh sì, tu Davide hai preso 4. Ma non è possibile! E tu Martina non sei da meno, hai preso 5. Ma come, prof? Davvero credevate non mi accorgessi che le vostre tesi sono state fatte con l'intelligenza artificiale? Per domani voglio i vostri lavori senza aiuti esterni o prenderò seri provvedimenti. Se vi impegnaste di più, avreste dei voti migliori, proprio come ha fatto Mattia. E adesso chi è? Oh, è una telefonata urgente, non fate chiasso, torno subito. Com'è possibile che hai preso 9 se abbiamo utilizzato entrambi i chat GPT? La solita fortuna. Sì, infatti. Niente fortuna ragazzi, ieri sera ho saputo che ChatGPT non è molto affidabile e informandomi ho scoperto X-Bypass, che permette di umanizzare il testo evitando di farsi scoprire da strumenti come GPT-0 o Originality.ai. E non potevi avvisarci prima? Sei stato scorretto nei nostri confronti. Ho provato a chiamarvi ma non avete risposto ieri sera. Siamo fregati, non ce la faremo mai in così poco tempo. Sì che lo siamo Martina, sì che lo siamo. Dai su, non preoccupatevi, vi faccio vedere come si usa, è semplice e intuitivo, così riuscite a consegnare la tesi entro domani. Accedete a X-Bypass da computer o da cellulare, inserite il vostro testo preso ad esempio da ChatGPT. Cliccate su Umanizza per far sì che il testo risulti essere scritto da esseri umani e superare i controlli. A questo punto copiate il testo umanizzato su GPT-0 come controprova dell'affidabilità di Bypass. E tac! Se il risultato è come questo, siete a cavallo. Un gioco da ragazzi. Grazie, ti adoro. Uscirò con te un giorno. Guarda, per stavolta sei perdonato, Mattia. Se va tutto liscio saremo ancora amici. Comunque, grazie.